Ok. Che vogliamo fare, Gabriele? Dimmi tu, di che cosa vogliamo parlare? Di questa storia di GameStop oppure di dimmi tu, di Draghi? Non lo so. Cioè... No, no, GameStop, GameStop. Proviamo a trarre qualche lezione da GameStop. Esatto. Io posso fare la cosa super tecnica oppure possiamo tirare fuori qualche lezione perché magari la parte super tecnica No, non troppo tecnica, perché non... non necessariamente interessa a tutti. No, più che altro non lo seguiamo. Senti, quando attacchi io disattivo il microfono, io, per cui se mi dai il tempo di riattivarlo, se mi cerchi, per evitare i riverberi. Ok. Allora, quando vuoi. Allora, ciao ragazzi, parliamo di questa storia di GameStop che ha degli addentellati incredibili dal punto di vista, di nuovi trend. La storia è interessante, ma non nuovissima dal punto di vista tecnico. C'è uno short squeeze spaventoso in azione, di cui adesso spiego cos'è. Comunque abbiamo questo titolo e altri titoli, che è un titolo oscuro, in difficoltà, senza nessuna particolare attrattiva. Ok. Mi senti adesso? Senza nessuna particolare attrattiva, che passa, che un titolo che valeva 30 dollari nel 2013 è sceso a 4 dollari nel 2019 perché se ne sta andando riccamente, come diciamo noi, alle cozze, perché è un'azienda che vende videogames nei negozi fisici, quindi potete immaginare quanto futuro abbia di fronte a gente come Amazon. 4 dollari nel 2019, 20 dollari nel 2020, a gennaio 2021 20 dollari, dopo 3 settimane 480 ha fatto di massimo. Che è una cosa. Si è vista tante altre volte sui mercati finanziari, non è la prima volta che vedo un andamento parabolico di questo tipo, però su un'azienda di questo tipo è abbastanza nuovo, ma soprattutto perché e chi ha creato questo fenomeno. Il perché, ve lo spiego, provo a spiegarvelo in una parola, con lo short squeeze. Short squeeze significa titoli che sono stati venduti senza averli, che è una cosa. Una pratica possibile soltanto dai professionisti, quindi delle grandi aziende, le grandi banche. Gli investitori individuali non lo possono fare, noi non lo possiamo fare. Tu puoi soltanto comprare un titolo con i soldi, se il titolo va su guadagni, se va giù perdi. I professional, in particolare gli hedge fund, possono fare anche il contrario. Posso vendermi un titolo che penso vada giù senza averlo perché lo consegno prendendolo a prestito da un terzo, aspetto che scenda e poi lo ricompro. Questa è considerata un'operazione altamente speculativa e lo è. C'è anche una funzione di mercato che io peraltro difendo, a differenza di quasi tutti i commentatori, perché poter vendere un'azienda short, un titolo short, se io penso che quel titolo non valga il suo prezzo, è una funzione di equilibratrice. In più, nella storia, tantissimi recente anche, ultimi 10 anni, tantissimi scandali di aziende che hanno fatto delle frodi importantissime, tipo Enron sono e tante altre, sono stati scoperti da questi specialisti hedge fund che vanno corti, che scoprono che ci sono delle magagne gravissime, le rendono pubbliche dopo che si sono posizionati, il titolo crolla quando ci si rende conto che c'è una frode e loro fanno i soldi. Quindi che si faccia tutto questo per profitto è il mercato. Che sia una pratica amorale. Non sono assolutamente d'accordo perché il mercato non ha moralità, il mercato è un mercato e quindi è soggetto soltanto a domanda e offerta, c'ha delle regole che vanno rispettate, punto. Quindi non, tu puoi non chiedere al mercato di essere etico o di essere green o di essere politicamente corretto, tu puoi chiedere al mercato di funzionare se vuoi il mercato, se no non lo vuoi e fai brillantemente come si è fatto dall'altra parte della cortina di ferro, dove invece del mercato c'hai le file che fanno il giro del supermercato per comprare la pasta, quindi è una cosa differente. Ciò detto, la cosa incredibile che tecnicamente è che sulla maggior parte di questi titoli l'ammontare di titoli venduti corti è stata, in particolare su GameStop, era maggiore del totale del flottante del titolo. Il flottante sono i titoli disponibili, quindi sono stati venduti più titoli di quelli esistenti, che è una impossibilità matematica che è possibile con i derivati.
questi fondi che hanno fatto questo si sono messi in una situazione particolarmente pericolosa a mio modo di vedere, perché tutta quella posizione corta richiede che prima o poi quei titoli te li debba ricomprare per forza, perché a un certo punto i titoli che tu hai venduto li devi consegnare, per consegnarli li devi ricomprare e quindi devi chiudere il prestito con chi te li ha dati, che significa andare sul mercato e ricomprarli. Quando tu c'hai quell'ammontare così violento di ammontare di titoli venduti che devi ricomprare, è evidente che sarai potenzialmente soggetto a quello che noi chiamiamo uno squeeze, che è uno strizzamento, scusate, di palle, no? Che è esattamente quello che significa lo squeeze, quando ti obbligo ad inseguire, che è quello che è successo. Questo fenomeno, non voglio dilungarmi troppo, se non sull'eccesso di GameStop, che due settimane fa aveva una quantità di short del 140% del totale, che è una roba inaudita. Tanto per dirvene una, io l'anno scorso ho fatto molto bene speculando al rialzo su Tesla, e una delle ragioni per le quali ho guadagnato su Tesla e una delle ragioni per le quali le ho comprate era perché c'era un ammontare short importante. Quell'ammontare short, che per me era importante, era intorno al 25%. Quindi immaginate il 140%, che cosa significa? È come stare seduti su un razzo. Se qualcuno accende il carburante, il razzo decolla, che è quello che è successo. Qual è la cosa interessante di questo fenomeno tecnico, che in altre situazioni è già successo su tante altre cose, senza questa pubblicità? È Reddit, è il fenomeno social degli investitori retail, cioè gente senza arte né parte, con zero competenza, quasi tutti giovani, sobillati da influencer che io reputo ai limiti del criminale, i quali influencer sono tutti miliardari, e vi faccio nomi, cognomi e indirizzi, non c'è solo Elon Musk, c'è Chamath Papaitilia, che è un nome che a voi non dice niente, ma è il re delle SPAC, c'è Michael Burry, quello del film The Big Short, altro miliardario, c'è David Portnoy di Barstool, che è un altro che ha dichiarato: è facile lavorare, questo è uno che fa le scommesse sullo sport, vive di quello, famosissimo in America, ha miliardi di followers, ok? Dopodiché uno che ha detto: ma mi sono messo a lavorare in borsa perché è molto più facile, i titoli vanno solo su, si guadagna solo. La settimana scorsa ha detto che ha perso un sacco di soldi, sono assolutamente contento di questo, spero che qualcuno lo ricopra di guano, perché è un demente. Ma il fatto che uno sia demente con i propri soldi non è un problema, poi quando sei un influencer c'hai delle responsabilità indirette, la questione è differente. Allora, che cosa è successo? Questi social, ce ne sono alcuni, uno in particolare, Reddit è passato in un mese da avere, aspetta che me lo sono segnato, da 1.700.000 di iscritti a ieri ne aveva 8.400.000 in un mese. Gente che sta là sopra e si scambiano opinioni e si influenzano gli uni con gli altri, hanno creato un esercito di compratori su GameStop che l'hanno mandato quel titolo su, alle stelle. E si sono coalizzati talmente, hanno fatto perdere un sacco di soldi, io ometto tutte le parti tecniche, ma ci sono i fondi short, i fondi hedge che hanno perso soldi, ce ne sono due molto importanti, Melvin Capital e Citron Research, che hanno perso importantissime quantità di soldi. 2 miliardi e 7 l'ha persi Melvin Capital e altri 3 li ha persi Citron, soldi importanti che sono andati a chi ha comprato e si è poi anche rivenduto i titoli in tempo. Nel frattempo gli hedge fund sono diventati, su questo Reddit, che immaginate è il super social degli operatori retail, il nemico da abbattere, perché sono cattivi, sono speculatori, sono Wall Street, sono il nemico assoluto, facciamoli secchi, mandiamo il titolo sempre più su, saranno costretti a suicidarsi per ricomprarlo, cosa che è successa, perché il titolo non è arrivato a $480 per caso, cioè è arrivato perché tutti questi l'hanno spinto al rialzo, contemporaneamente i fondi che hanno visto la mala parata hanno deciso meglio perdere una quantità enorme di soldi che chiudere, perché quel titolo può andare su all'infinito, si stanno ricomprando gli short e quindi quello che sta succedendo tecnicamente è che l'ammontare di titoli short su GameStop e su tutti gli altri titoli di questo gruppo si sta riducendo drasticamente, il che significa che piano piano manca la benzina con la quale il razzo va su. La dimostrazione è, se vi andate a vedere il grafico di GameStop, oggi vale $50,
da 480 è partito da 20, è andato a 480 ed è venuto giù come una pietra e tornerà, io ho fatto i miei conti, intorno ai 18, che è più o meno quello che vale. Ok? Dov'è la cosa fondamentale dal punto di vista innovativo, il fenomeno nuovo, delirante? È la potenza degli influencer anche in finanza, che non è mai successo, perché la finanza è una cosa seria, non è un giochetto, si perdono soldi veri, soldi potenti, soldi che tu non ti puoi permettere di perdere, la maggior parte di noi, ok? E l'altra cosa è la, però si è dimostrato che un gruppo di investitori, anche retail, anche incompetenti, che acchiappano il target giusto, che stava ovviamente in difetto, stava a dormire al volante, perché uno che sta corto di un titolo che c'ha il 140% di short è un suicida e non fa bene il suo dovere, il suo lavoro, scusate, e quindi è giusto che perda soldi come si perda, che il mercato ci pensa lui a punire gli incapaci, tanto non è basta farlo lavorare. Ciò detto, si è dimostrato che un gruppo di nessuno, tutti insieme hanno fatto un mazzo così ai professional, cioè, e per questo c'è la narrativa fondamentale di Davide che abbatte Golia. Per la prima volta, apparentemente con grande cassa mediatica, i mega investitori di New York, i super smart, i super ricchi, i super bravi che giocano con le carte segnate, hanno preso una sveglia importantissima e questo ha suscitato immenso piacere in tutti, diciamo, il movimento Occupy Wall Street, ma in tutti in America. E di questo, sapete, c'è uno tsunami importantissimo dal punto di vista mediatico. Addirittura adesso sono stati venduti i diritti per fare un film su Netflix su questa storia, che quindi uscirà fra un po', okay? Perché è veramente la prima volta che c'è Davide che abbatte Golia. Questa è la narrativa. La realtà è molto più complessa ed è pure diversa, perché passa attraverso la piattaforma di trading Robinhood e passa attraverso la piattaforma di clearing di Robinhood, che si chiama Depository Trust Clearing Corporation. Ci sono degli aspetti tecnici sui quali non vi tedio, che però hanno a che fare col fatto che i soldi persi da quegli hedge fund sono stati solo parzialmente guadagnati da questi ragazzi del Reddit, del gruppo Reddit, perché tutti quelli che non hanno ancora venduto, che secondo me sono la maggior parte, non faranno mai una lira e secondo me stanno già perdendo soldi, perché col titolo a $50, dopo che è stato a 480, secondo me avranno comprato a prezzi più alti, quindi secondo me stanno o perdendo o sono lì e comunque non vinceranno mai più, mentre invece vinceranno quelli che loro pensano di abbattere, non quei due hedge fund che hanno perso un sacco di soldi, ma altri hedge fund. Vi segnalo, con ironia, ecco, ci sono 7 fondi, di cui ve ne segnalo 3 che forse anche, diciamo, i meno esperti conoscono i nomi, che sono lunghi di GameStop e hanno guadagnato un sacco di soldi, che si chiamano BlackRock, guarda un po', che possiede mezza Italia, oltre che mezzo mondo, Fidelity e Vanguard. Per chi sta sul mercato, come, che ne so, Giancarlo, questi nomi sono ben noti, perché sono mega fondi che stanno guadagnando, quindi sono altri fondi, c'è un trasferimento di soldi da un Golia a un altro Golia, attraverso il solletico di certi Davidi che si sono ritenuti rivoluzionari, non lo sono per niente, e questo dimostra una serie di cose a mio modo di vedere, così magari lascio lo spazio, poi concludo e lascio lo spazio a qualche domanda. Si è dimostrato varie cose. Uno, novità, gli influencer sono diventati importanti in finanza. Questa è una cosa che io non mi sarei mai aspettato, però è logico, perché nel regno del nulla assoluto, della superficialità totale, dove basta un tweet per cambiare tante cose, questo è possibile. Elon Musk, che forse è l'influenzatore più potente del mondo oggi come oggi, che secondo il popolo della rete non sbaglia una palla, okay? Ha detto, per esempio, ha fatto un tweet, dice: mi piace Dogecoin. Dogecoin è una criptovaluta inesistente basata su un meme, cioè un giochetto. Quella criptovaluta ha fatto l'800.000% su un tweet di Elon Musk, per dire. Quindi questa è la prima cosa straordinaria. La seconda cosa straordinaria è che è vero che un gruppo di, chiamiamoli investitori, che non sono investitori, sono degli scapestrati, ma chiamiamoli investitori,
coalizzato bene attraverso un social network molto aggressivo, ok, e che trovano un target giusto, possono sconfiggere anche una parte di finanza superiore. Ma il meccanismo per questi che gridano che bello, finalmente gli investitori piccoli vincono sui mostri della finanza, non è così, perché il sistema funziona benissimo, ha dimostrato che funziona, non funziona per loro, possono trovare qualcun altro, ma il sistema è già pronto con le contromisure. Robin Hood ha già fatto un aumento di capitale di 3 miliardi e 4 dai suoi investitori, quindi Robin Hood è a posto. Gli hedge fund che di politica vanno short, che l'hanno sempre fatto, hanno già cominciato a dichiarare che o non lo faranno più, o se lo faranno non diranno più niente, quindi non renderanno pubbliche le loro posizioni. Il che significa che sarà molto più difficile individuare quali sono i titoli sui quali c'è molto short. Quindi si stanno semplicemente difendendo. Il sistema quindi ha trasferito una quantità di miliardi da alcuni fondi ad altri, ci sono rimasti attaccati dei soldi per alcuni del gruppo di Reddit. L'altra cosa che segnalo è che questo social, tutti ne parlano, nessuno l'è andato a vedere, andatelo a vedere, Reddit, soprattutto io lo monitoravo un pochettino la settimana passata, è un social di una violenza, di una aggressività, di una cattiveria inaudita, di una volgarità, bestemmie, parolacce, aggressività, minacce, fuori luogo. Cioè c'è una credine, c'è una acrimonia, c'è un'aggressività, c'è un desiderio di vendetta, mi perdonate l'espressione, da Pipparoli, fortissimo, perché ci crediamo tutti un esercito e si sentono tutti forti come il muro di scudi, no? Nessuno deve cedere, nessuno venda. Nessuno venda, perché se nessuno vende il titolo non può più scendere, perché nessuno lo vende. Ecco, il titolo è già sceso da 480 a 50, quindi o hanno venduto o gli è mancato. Io quando ho fatto il primo intervento su questa cosa qui, quando il titolo stava a $300, disse, se avete presente i cartoni animati che vedevamo di Bill Coyote, quando lui corre no, sull'aria dopo che è finito il coso, quello è esattamente non è che ci vuole il genio della finanza, il professor De Pedis, per scoprire queste cose qua. Il titolo vale $50 oggi, dopo che è stato a 480, è stato il fenomeno dell'anno. Però è stato il fenomeno dell'anno, perché queste cose che sto descrivendo sono accadute. Quindi vediamo che succederà. La cosa che io trovo stupefacente, e che però non mi sorprende, solo la dimensione e la velocità mi sorprendono, è la divisione che c'è nella società, anche ormai in quella americana, che aveva dei principi unificatori che secondo me non ci sono più da Trump in poi, nel bene e nel male, soprattutto nell'antitrampismo, no? Che assomiglia tantissimo all'antiberlusconismo, all'antisalvinismo, eccetera. Quindi c'è una divisione profondissima. La cosa che trovo ironica è che questi ragazzi, questi signori, eccetera, che fanno parte del gruppo Reddit, assumiamo per un attimo che abbiano le migliori intenzioni, quindi se tutta gente che voglia cercare di abbattere il potere di Wall Street, di cui parlano tutto il giorno sul social, sono gli stessi che hanno sicuramente votato democratico. Quindi supportano esattamente quell'elite che rende tutto questo massimamente possibile. Quindi è altamente ironico, così come trovo incredibilmente ironico che tutti i tweet di supporto al movimento rivoluzionario di Reddit vengano da quei signori che ho nominato prima, che sono tutti miliardari, ovviamente tutti democratici, ma tutti miliardari. Ah, bravissimi, continuate così e gli facciamo il mazzo alla finanza speculativa. Loro i soldi l'hanno fatti col sistema, ci sono diventati miliardari con quel sistema lì. Quindi trovo queste cose estremamente ironiche. Per esempio, c'è un altro social che si chiama Clubhouse, che tra l'altro si andrà a quotare in borsa pure lui, fra un po', sul quale, che è semplicemente un forum di discussione come questo qua, con la differenza che intervengono migliaia di persone,
c'è andato Elon Musk che ha detto vado su Clubhouse stasera alle 10 di sera, c'aveva 500.000 persone a sentirlo e lui stava parlando di Reddit e stava castigando Robin Hood, la piattaforma, perché non faceva comprare più i GameStop, i titoli GameStop agli operatori. Ecco, questo senza andare troppo nel tecnico, che cosa è successo? Io ho anche delle slide, ma è inutile che ve le faccio vedere, perché tanto più o meno ho spiegato con chiarezza di che cosa si tratta, e sono a disposizione se vogliamo fare altre analisi, soprattutto quelle di altri sono interessanti, su questo fenomeno che è oggettivamente nuovo e che però mi sembra un altro dei tentativi, è un po' come i forconi, mi sembra un po' i forconi online, se per usare un paragone forse sbagliato, perché è lo stesso tentativo di rovesciare qualche cosa in maniera spontaneistica. Tra l'altro all'interno del movimento Reddit ci sono pure delle menti abbastanza sveglie, a mio modo di vedere, perché certe operazioni che ho visto passare per 100.000 pezzi, quelle non sono fatte da un ragazzino nel garage con i soldi del padre. Ok, tenete presente che molti di questi soldi utilizzati per fare queste cose qua da questi gruppo di Reddit vengono dagli assegni mandati dall'amministrazione Trump, ovviamente, a un sacco di americani, e apparentemente molti più assegni rispetto alle necessità, cioè gli assegni di sostegno, quelli che noi chiameremo qui i ristori, sono andati anche per enorme parte a famiglie che non avevano bisogno, gente che non ha perso il lavoro, o gente che non ne ha bisogno, gente con redditi di $75.000. Questa non è gente che c'ha bisogno del ristoro, è classe media normale. Quindi una cosa che ho dimenticato di dire all'inizio è questa: cosa rende possibile tra l'altro un fenomeno di questo tipo? Alcune cose. Uno, la disponibilità di soldi che vengono dall'alto, dal nulla, con la monetary modern theory, che è follia al cubo. Beh, comunque viene applicata in tutto il mondo in questo momento. Due, il fatto che dall'anno scorso la maggior parte dei broker americani ti consentono di comprare e vendere azioni a costo zero. Questo in Europa non c'è ancora arrivato, ma ci arriverà per forza, perché quelli svegli già lo fanno. Per esempio segnalo Revolut, o tanti altri, Robinhood è un altro, sono tutti operatori che ti consentono di lavorare sul mercato azionario a costo zero assoluto. Terza cosa, anche per virtù del fatto che c'è tanta gente che sta a casa a non fare una mazza perché il lavoro non ce l'ha più, è aumentato moltissimo il numero degli operatori retail in borsa che lavorano su opzioni, quindi roba anche speculativa, e su azioni. Rispetto a prima, 5 anni fa, la percentuale di operatori retail, cioè quelli al dettaglio come noi, sui mercati azionari era sotto il 10%, oggi sta al 25%. Quindi vuol dire che il 90% erano operatori istituzionali, grandi fondi, banche, cioè 90%. Oggi è il 75%, per quanto... mentre gli operatori istituzionali continuano a fare il loro tipo di lavoro, sono aumentati i retailer, cioè gli operatori individuali. Questo è estremamente interessante. L'ultima cosa che faccio notare è che per me è paradigmatico della nostra società, ed è che questi ragazzi, queste persone del gruppo Reddit, che vi dico 8 milioni e 400 mila persone sono iscritte, ok, in particolare a Wall Street Bets, che è un sottoinsieme di Reddit, si ritengono investitori, pensano a se stessi come degli operatori, dei trader, gente che non ha, che non, come diciamo, dicevamo noi in borsa, non sa distinguere un'obbligazione da un tram. Quindi questo perché è possibile? Perché in questo tipo di società studiare non conta niente, la competenza non esiste, gente che si va a vedere due cose su internet pensa di poter fare, e qua ti fai male. In finanza ci si fa male, se tu perdi soldi che non ti puoi permettere di perdere, è un problema. Quindi finché si scherza sui social va bene, poi quindi io sono stupefatto che si giochi col fuoco su queste cose qua. Quindi, però è possibile, oggi è possibile questo, domani vedremo se questi gruppi si organizzeranno meglio, faranno educazione finanziaria, non lo so. Ma certo è che nulla rimpiazza la competenza. Ma è molto semplice, ma perché anche, cioè, almeno io parlo per me,
Io sono contentissimo di avere Draghi rispetto a Conte. Beh, chiunque penso. Chiunque, non lo so. Comunque, diciamo, perché tu puoi pensare a quello che ti pare. Ma se io penso ai miei figli, dico, ma il recovery plan da 200 miliardi, preferisco che lo scriva Draghi o che lo scriva Conte? Cioè, ma, o Gualtieri, che è l'esperto, che Dio ce ne scampi. Come dire, cioè, la competenza a qualcosa servirà pure, anche se è il maligno. Anche il diavolo in persona sarà competente nel suo settore, se parliamo di quello. Quindi, va bene. Direi qua che è il momento che mi posso fermare e lascio la parola a voi altri. Sì, allora, se qualcuno fa domande per iscritto, possibilmente. Io volevo fare una riflessione, ma aspetto un attimo, lei. Dice, entra. Nessuno ha domande da fare? Ma forse possiamo anche fare a voce, visto che non siamo tantissimi. A voce, il problema è che se tutti quanti attivano il microfono è un disastro. Allora, uno dice, uno magari scrive voglio parlare, gli diamo il microfono. Sennò... Arrigo dice perché GameStop? Infatti non è solo GameStop. Se mi dai un secondo ti do un elenco di titoli. Ve lo posso far vedere, ma è complicato. Non c'è solo GameStop, c'è Macy's, c'è Dillard's, c'è Kodak, c'è Hertz, c'è Bath Bed Beyond, c'è BB Liquidators, c'è Nokia, ci sono un sacco di titoli vittima, diciamo target, obiettivo di questo squeeze. Sono tutti titoli che hanno in comune alcune cose. Non vanno bene, alcuni sono in bancarotta, in Chapter 11, come Hertz, Kodak, aziende fallite oggi, e o non vanno bene o sono in difficoltà o sono già fallite, e la cosa in che hanno tutti in comune è una quantità fuori del normale di vendite allo scoperto, cioè di short. Questo li lega. Per chi è del mestiere, come me che ho sempre operato sui mercati, una grande quantità di short è un segnale fortissimo di potenziale interesse per comprare, perché quello short va ricomprato. Tenete presente questo fatto qui, se tu compri un titolo, ci sono due aspetti da considerare, se quando tu compri un titolo in borsa o un titolo qualsiasi, il massimo che puoi perdere è l'ammontare che hai investito, va a zero, hai perso tutto, ma puoi tenerlo all'infinito. Con lo short questo non è possibile, perché tu hai venduto una cosa che non hai, quindi la devi, siccome se io mi vendo la mia macchina a te e tu mi dai i soldi, vuoi la macchina, io te la devo dare la macchina. Se la macchina non ce l'ho, la posso prendere a prestito, una identica, te la consegno, ok? Però l'ho presa a prestito da uno che me l'ha prestata per 3 mesi, dopo 3 mesi gliela devo restituire, e non solo gli devo pagare gli interessi perché mi sta prestando l'oggetto, che è come gli interessi su un prestito, la stessa cosa, solo che invece di prestiti su denaro è prestito su un oggetto, su un titolo, e poi devo anche pagare, anticipare i dividendi se quel titolo paga i dividendi. In più il rischio è infinito, non è 100% dei miei soldi, perché se il titolo, se io ho comprato le Fiat vanno a zero, cioè ho investito 1000 euro, ho perso 1000 euro, ma se io sono andato corto di Fiat e il titolo va a 10.000, io non perdo 1000, perdo 10.000, quindi posso perdere, quindi è un gioco rischioso. Quindi il fatto che ci fossero queste quantità sconvolgenti di scoperto è un magnete per gli esperti. E sono stupefatto che gli hedge fund, che sono professionisti, non si siano mai accorti della marea montante di Reddit, nel quale questi parlavano sempre di più. Oh ragazzi, ci abbiamo come obiettivo gli avvoltoi, vedo che sono stracorti di GameStop, tutti a comprare GameStop, e non se ne sono mai accorti. Vi segnalo che ci sono, ecco, per esempio c'è una nuova azienda, guarda caso il mercato, no? Che reagisce, c'è una nuova azienda che si chiama, la devo trovare, ce l'ho scritta qui negli appunti, come si chiama? Vabbè, non importa come si chiama, ThinkNum, di intelligenza artificiale, che adesso comincia a conteggiare quante volte vengono nominati i titoli nei social, e poi venderà queste informazioni a chi le compra, per esempio gli hedge fund, che adesso hanno capito che è meglio che stanno attenti a certi fenomeni. Ok? C'è invece Spartacus che domanda perché la MMT è folle. Per me sembra più una cosa da cialtroni, però...
La MMT è folle perché è una teoria che non è sostenibile, non ha senso. Dice che l'unico limite per una banca centrale nella stampa di moneta è se scappa via l'inflazione. Se l'inflazione non scappa via, tu puoi stampare qualsiasi quantità che tanto non ti costa niente. Allora, come si fa a sostenere una teoria di questo genere, che sostengono tutti oggi, che ritenuta follia fino a 2 anni fa, e adesso la stanno applicando tutti, tutte le grandi banche centrali. Da noi un po' meno, la BCE un po' più prudente, c'è sempre da qualche parte una Bundesbank che magari c'ha qualcosa da dire. Okay. In America 100%, 100%, sia con Trump e con Biden aumenta ancora. Quindi la quantità di moneta aumenta senza nessuna connessione con la crescita dell'economia. Questa è fanta finanza. Tu puoi creare la moneta, dopodiché se tu raddoppi la quantità di moneta e il reddito nazionale non cresce, raddoppi soltanto i prezzi. Dove si difendono questi signori? Attenzione, l'ha detto pure Draghi, Draghi ha detto, dobbiamo in questa situazione fare debito, che significa allentamento della politica monetaria, ok? Però ha pure detto, il debito deve essere debito civile, cioè fatto per fare degli investimenti che hanno dei ritorni che accrescono il valore della società. Non facciamo il debito stile italiano per pagare gli stipendi agli statali, che è spesa corrente, o buttati nei 100.000 rivoli che abbiamo sempre fatto. In ogni modo, io sono contrario a questa teoria e sono disposto ad accettarla per 6 mesi, un anno, solo come combattimento in guerra, come economia di guerra. Vi segnalo che l'aumento del deficit americano, cioè la quantità di moneta immessa è del 25% del PIL, 25% del PIL, okay, nell'ultimo anno, che è superiore allo stimolo monetario della Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo reagito, le autorità americane stanno reagendo come se ci fosse un fenomeno più grave della Seconda Guerra Mondiale per il sostegno dell'economia, per un PIL che gli è sceso del 3,5%. Attenzione. Quindi per me è follia, però diciamo, i neo-keynesiani al comando non la pensano assolutamente come me, sono in minoranza importante. Ma io penso che ci sia un errore di fondo nella logica, cioè praticamente io penso che uno dei motivi perché diciamo che accredita il fatto di poter mettere moneta a casaccio, e dopo da quando il dollaro non è più convertibile dopo Bretton Woods nel 1971, in cui in effetti possiamo dire che gli americani possono inventare denaro dal nulla in qualche Corretto. modo. Però lo possono inventare da nulla perché sono la potenza dominante di tutto e tutto, e non lo puoi inventare, nessun altro può inventare per così dire il denaro dal nulla. Cioè io sono convinto di una cosa, che se uno, faccio un esempio, lo Stato italiano stampasse le lire o i soldi del Monopoli, andrebbe in una situazione economica da vagabondaggio sotto un treno. Se però stampasse dollari falsi e nessuno se ne mettesse sul mercato, nessuno se ne accorgerebbe e ci ritroveremmo economicamente bene. Però è un problema sempre di rapporti di forza, cioè, quindi la teoria applicata in assoluto è fallimentare. Dopo che noi tutto sommato abbiamo retto, ma fondamentalmente perso, almeno dal punto di vista strategico, la guerra tra l'euro e il dollaro, io non penso che sia possibile, almeno nell'area euro, fare una politica seria dell'MMT, ammesso che quella possa funzionare da qualche parte. E non parlo nemmeno delle monete da monopoli, che sono intorno all'euro, che possono essere la sola corona, o altre cose. Questo direi che sia importante capire di che si sta parlando, perché si parla spesso dell'economia come se fosse una legge assoluta, ma è legata anche ad altre cose. Quando i cosiddetti sovranisti sparano la stronzata che la sovranità monetaria ti permette di fare tutto, ricordo che noi abbiamo avuto la sovranità monetaria dal 45, dall'81, non abbiamo avuto nessuna sovranità,
mentre invece se c'è una sovranità, se c'è un certo potere, riesci pure a costruirti una moneta alternativa, come è successo in Germania. I rapporti di forza vanno considerati sempre una loro utilità. Sì, sono perfettamente d'accordo, però attenzione su un fatto: il destino del dollaro per me è segnato pure il suo, perché tu non puoi sopravvivere a una contaminazione di questa dimensione, se tu non la riassorbi, come tutti i periodi, il dollaro è una valuta imperiale, cioè basata esclusivamente su un imperium, no? Maggiore di quello degli altri, e quindi in passato fatto come gli pare, perfetto. E si sta erodendo il suo stesso valore, e il, certo, giorno in cui questo, non basteranno più le testate nucleari, capito, per costringere la gente a comprarlo, perché se lui perde di valore, e perde di valore negli ultimi 70 anni, il dollaro ha perso il 91% del suo potere d'acquisto. Quindi questo è un fatto. Se tu misuri il dollaro in oro, che è un bene che non cambia di quantità, e questa è anche la ragione per la quale Bitcoin ha questa attrattiva irresistibile, perché c'è una quantità fissa asintotica di 21 miliardi, essendone state già scavati, diciamo, 19, non può superare quel numero, in quanto tale che è stato costruito apposta così Bitcoin, e questo dimostra l'attrattiva irresistibile che ha nei confronti di valute come tutte le altre, ok, dollaro e tutte le altre, che invece perdono sistematicamente di valore. Da questo punto di vista, col signoraggio dei signori antichi non è cambiato nulla. Quindi io sul dollaro sono, diciamo, un negativo di lungo termine, perché tu non puoi fare operazioni di questo genere senza deteriorarne il valore. L'inflazione che oggi... Una guerra mondiale. Scusa? Quindi possiamo sperare che scatenino una guerra mondiale. Beh, bisogna vedere quando, perché se tu la scateni la devi pure poter vincere. Oggi pure, 10 anni pure. Io seguo degli studiosi controcorrente, tipo William Bonner, che dice che il secolo americano ha avuto il suo picco intorno al 2000, e poi sarà un lungo declino loro di potenza egemone, perché hanno distrutto le due cose più importanti, che sono la valuta, stanno distruggendo la valuta, e si stanno dissanguando con guerre assolutamente inutili che impongono dei prezzi altissimi alla nazione per nessun vantaggio. Infatti su questo è straordinario che nessuno noti che Trump è stato l'unico presidente dalla Seconda Guerra Mondiale in poi che non ha iniziato nessuna guerra. È straordinario. Anche Kennedy però. Come no? E poi guarda come c'era ovviamente. Che aggressione a Cuba. E che è una guerra. Anche il Vietnam. No, l'hanno fatto fuori perché non lo voleva. No. No. Iniziò Kennedy il Vietnam. So che Johnson voleva la guerra e Kennedy no. No, Johnson l'ha proseguita. Anzi, ha rilanciato l'invio di truppe. Boh, io mi ricordavo addirittura che uno dei motivi principali dell'uccisione di Kennedy era proprio l'essere restio a fare la guerra in Vietnam. Comunque. Il 55, dunque, no, aspetta, l'intervento inizia nel 55, quindi Eisenhower. Nel 55 è quello. Sì, certo, hai ragione, Eisenhower. Però poi si ferma. Sì, però poi viene ripreso da Kennedy. Vediamo. Hai ragione, luglio del 62. Hai ragione. Lyndon Johnson non fa altro che rilanciare un nuovo impero. Sì, hai ragione. Comunque, anche lì, vabbè, effettivamente, sì, hai ragione. No, in effetti è quello che dice Vittorio, l'unico presidente che non si è macchiato di interventi militari è Trump, assolutamente, su questo non c'è dubbio.
aspetta un attimo, scusa, Nixon ha scatenato guerre? Nixon ha scatenato guerre, oddio, Nixon forse in Centro America qualcosa ha combinato? Eppure Reagan ha scatenato guerre, che ha fatto? Granata? Beh, Reagan come ha invaso Granata. Granata. Se possono chiamare guerre. Vabbè, aggiustamenti nel cortile di casa. Vabbè, comunque. Erano, alla fine di tutto questo ci interessa da poco. Invece se torniamo all'argomento principe, allora, perché poi è interessante, abbiamo visto di che si tratta, bisogna capire che ci possiamo fare noi, è sempre la questione. Allora io sto avendo mi sto convincendo sempre di più che siamo a un passaggio epocale fisico e metafisico, cioè siamo alla strutturazione reale del caos. Il quale caos, che non ha nulla a che vedere con quello che dicono, che si considera abitualmente quando si usa questa parola. Il caos è qualcosa di assolutamente informe, ma parecchio organizzato. Quindi direi che bisogna cessare di ragionare in termini puramente sistemici e cominciare a ragionare un po', diciamo, junghianamente, oppure come avevo scritto già molti anni fa, un tortuga, no? L'isola della tortuga. L'isola della tortuga che significa? Che tu devi essere in grado di avere la tua repubblica al tuo interno, però devi avere anche la patente di corsa. Quindi la patente di corsa significa che devi essere in grado anche di fare delle incursioni. Allora ho l'impressione, con questo che di cui hai parlato tu, come con molte altre cose, che esistano sempre una serie di possibilità, ma che queste possibilità non possono essere sistematizzate. Sono soltanto possibilità, una tantum o due tantum, proprio a dire. Quindi io credo che bisognerebbe, dal punto di vista puramente, non dico teorico, sì, diciamo teorico, ipotetico, immaginare, una volta che ci si sia strutturati realmente, di avere una serie di persone che possano seguire, per esempio tu mi parlavi dell'influencer, no? Qualcuno che è in grado di seguire criticamente l'influencer e stabilire all'improvviso, noi adesso andiamo a fare questa incursione e facciamo, moltiplichiamo 1000 euro per 20.000, e con quello dopo andiamo a comprarci il satellite spaziale, sto scherzando ovviamente. Se si riuscisse ad avere questa logica, un po' quella del partito dei pirati tedesco, no? Che però quella era fuffa, se si riuscisse ad assumere realmente questa logica, credo che saremmo in grado di contare, cioè di contare mi interessa poco, di incidere in qualche modo nel mondo che sta avvenendo. Perché altrimenti con tutti quanti i meccanismi, proprio i meccanismi mentali, la logica di voler cambiare, cioè di cercare di risolvere le cose in maniera sistemica, giuridica, eccetera, eccetera, noi andiamo a fondo con le ombre. Altre domande? Domande specifiche, non so, su... Ma più che domande posso? Sì. Di considerazione, a parte che Vittorio come al solito è assolutamente, vuol dire, molto chiaro e pieno di notizie interessanti, è chiaro che il mercato, come dire, ha sempre delle risorse le più creative, no? Da questo punto di vista, in questo ovviamente poi mi chiedo se poi agiscono da parco buoi, no? Vittorio, capisci quello che intendo, insomma, no? Una volta, cioè mi ricordo anche all'inizio, fine anni 80, inizio anni 90, si invitarono tutti gli italiani ad abbandonare i bot
a cercare di investire in borsa, no? Poi alla fine poi veniva il rastrellamento, non militare, ma insomma di altro tipo, che riportava un po' l'ordine. Il mercato ha un ordine, cioè il mercato non è, come si può pensare, una libera anarchia di forze, è comunque un mercato disciplinato in qualche modo. Ora, queste nuove forme sicuramente sono interessanti, anche le figure degli influencer, per carità di Dio, poi si riconduce tutto all'ordine e qualcuno tira la briglia, no? Quando si tira la briglia sono dolori perché comunque le leggi sono leggi, come hai pure ricordato te molto, in maniera molto precisa. Alla fine chi è, come dire, un po' poco avvezzo, come dire, ai meccanismi di borsa e non ne conosce gli strumenti, rimane un po' come i capponi di Renzo. Quindi alla fine della storia, insomma, sì, perché poi l'ho sentito anch'io, insomma, un po' di storie sia a destra che a sinistra, enfatizzando un po', no, voglio dire, il ruolo, come dire, alternativo, sovversivo da questo punto di vista, un certo ordinamento. Però insomma, francamente, poi sono tutte cose che poi rientrano più o meno in maniera traumatica o meno, però insomma, alla fine i grandi fondi di investimento e tutti gli altri hanno tutti gli strumenti, penso, per, come dire, gestire la situazione. Che ne pensi? Devi mettere il microfono, devi attivare il microfono. Penso che c'hai ragione perfettamente. Stavo guardando, mi stavo distraendo. Non so se riesco a farvi vedere questo. Ho preso a caso su Wall Street Beats, Wall Street Bets. Fammi provare a condividere il mio schermo. Vi faccio vedere solo una cosa, perché per me è fantascienza. Vediamo un po' il mio schermo in te, una finestra, vediamo se riesco. Forse questa, vediamo un po'. No, non era questa. Cosa state vedendo? Nero. Niente, perfetto. Nero, vedo una cosa nera. Sì, perché devo imparare a usare questo sistema. Vediamo con schermo intero. Volevo far vedere che cosa stanno dicendo in questo momento su Reddit mentre noi parliamo. Continuate a non vedere una mazza, vero? No, vediamo noi e sopra sta presentando a tutti. Ecco, che invece non è vero, perché volevo farvi vedere Reddit. Ma prima ci è riuscito. Lo so, infatti, però siccome non sono molto a mio agio con questo... aspetta, una scheda, vediamo un po'. Eccolo qua, forse, aspetta. Eccolo qua, magari adesso lo vedete? Sì. Ok, questo è un demente, non so chi sia, ma questo è 3 ore fa, che dice, lo sto facendo bene? Questo è uno che sta operando su opzioni. Opzioni sono strumenti derivati che hanno dentro 1 miliardo di quintali di matematica e che io insegno all'università, eccetera, ma che una volta era un esoterismo puro. Questo è uno che non sa che sta facendo e sta operando su opzioni. Cioè, tu metteresti, cioè, faresti operare uno che sta al primo anno di medicina? Non lo so, questo è il concetto che trovo sconvolgente. A mio modo di vedere, e potrei farvi vedere altre cose. Qua sopra c'era uno, insomma, tutto un 5 stelle. Ma capito? Guardate, lo vedete questo post? Lo state guardando? Sì. Non so, notate il linguaggio. Ass shit, sapete che vuol dire, forse? Sì, no? Molto di culo. È in mezzo. Guardate qua. Non so se vedete il mio cursore che si muove. Only fucking thing. The only fucking thing. Solo parolacce, non c'è altro. È tutto così. E qua dice, attenzione ragazzi, ma che succede? La discussione su GameStop è stata quasi detronizzata da quella sul cannabis.
Attenzione, questi hanno perso. Ecco qua. Che è successo? Vedete? Vabbè, comunque, solo per dirvi che... Oggi ci sono un po' di domande adesso poi. Ha ragione Giancarlo quando dice il sistema, innanzitutto, come abbiamo sempre detto, non sta in crisi. Il sistema non lo mette in crisi con queste cose qui. Come il sistema lo mette in crisi con... Poi ci sono gli anarco-insurrezionalisti del trading. Sono i forconi del trading che hanno combinato, ci hanno... Appalato. Il sistema lo metti in crisi quando esci dall'ipnosi e dall'angoscia personale. Ci sono un po' di domande, tra l'altro sono andato a guardare, Nixon non ha dichiarato nessuna guerra e Reagan solo quella di Granada. Okay. Allora, ci sono un po' di domande di Matteo Compagnoni, un po' tante, però vediamo se ce la farei. Soprattutto ci sarà questo famoso cigno nero? Cigno nero c'è già stato ed è stato il Covid. Reazione sui mercati finanziari nella storia, la vedremo nei libri di storia, zero, perché con tutto il Covid dentro oggi siamo il 25% più alti di marzo dell'anno scorso pre-Covid, quindi cigno nero c'è stato sull'economia, sulle persone, sulle psiche di tutti noi, dei nostri figli soprattutto, e quindi per me c'è stato perché viene un asteroide il cigno nero. Creato o non creato, comunque sia, per me c'è già stato. La differenza è che sui mercati a un anno data manco te ne sei accorto. Inflazione non se ne vede perché l'inflazione di cui parlavo prima della Modern Monetary Theory sta andando per ora tutta quanta sugli asset sui prezzi degli asset finanziari e non sul latte, sul prezzo del latte, ma ci andrà. Perché le commodities hanno dei prezzi che sono già saliti del 15%, quindi post-Covid il mercato cambierà, non so che cosa intendi per cambierà, se mi dici che cosa significa per te cambierà, perché per me no, anzi se quelli che mi seguono sanno che io prevedo che l'anno prossimo il mercato sarà più alto di oggi, soprattutto quello americano, c'è una previsione per lo Standard & Poor's 500 intorno a 4.400, quindi... la borsa cresce, la povertà dilagherà, sì, meglio ora Draghi o un governo politico, qua sono opinioni, qua magari risponde Gabriele, non so, tanto sa come la io penso. Rispondo che Draghi è un governo politico e i politici non hanno la capacità di fare un governo, mi sembra la risposta giusta. Poi il discorso, poi a prescindere dalla valutazione su quello che farà Draghi, su chi è Draghi, perché le idee sono molto confuse da parte di tutti e non è chiara da parte di nessuno, cioè qua stiamo parlando in assoluto questi non si sa bene se sono nati per fallire o se sono falliti, ma sono falliti tutti, cioè chi deve fare il governo politico? Salvini, Meloni? Conte l'ha già fatto. Non c'è. La politica è una cosa seria. Cioè, l'espressione della politica in democrazia è già un inganno. In particolare ultimamente è una farsa. In Italia è una farsa della farsa, perché c'è uno scollamento totale, tranne che con la malaffare, c'è uno scollamento totale con qualsiasi possibilità di... economica, politica, di territorio, a differenza di quasi tutti gli altri paesi al mondo. Quindi in Italia il governo politico è possibile soltanto per prendersi i resti delle mazzette, non può fare altro in Italia un governo politico. Concordo, la cucina sempre più bassa. Ieri alla radio mi è stato chiesto cosa pensavo di Draghi e qual è la posizione su Draghi. Io ho fatto notare che ci sono tre Draghi, e di cui quello che nessuno parla è quello che ha menzionato adesso Gabriele, che è Draghi politico, che è finissimo, che è bravissimo, che è talmente bravo che non se ne sono manco accorti quanto è bravo, che ti dimostra quanto è bravo. Perché pensate soltanto a uno che guida la BCE, contro i desiderata e con l'ostruzionismo, l'ostilità sistematica del suo azionista principale che è la Bundesbank, che è impensabile, e non solo mantiene il posto, ma fa bene
e fa bene contro il volere della Bundesbank, allacciando un rapporto derivante dalla sua competenza e autorevolezza sopra la Bundesbank. Quindi quando il governatore della Bundesbank dice queste cose non si possono fare, non le dobbiamo fare, non le faremo mai, e lui è il governatore della Bundesbank, ha perfettamente ragione, noi seguiamo tutti con la massima attenzione le sue indicazioni, poi va dalla Merkel, dice no, però dovremmo fare così, e la Merkel dice va bene, vai avanti, stesso con Macron e stesso con tutti gli altri, con quel tipo di quell'autorevolezza non si compra. Quindi è un politico finissimo. Tra l'altro è uno che, perché ha studiato la sua biografia, sa che quando lui tornò dagli Stati Uniti, dopo aver studiato all'MIT e da professore, è stato assistente di Giovanni Goria e di Andreatta e di quel gruppo di democristiani lì, c'era anche Tabacci. Andreatta è il bastardo che ha privatizzato la Banca d'Italia. È quello che ha fatto il divorzio. Non ha privatizzato la banca, ha fatto il divorzio, diciamo, che è altrettanto grave, se vuoi, no? Uh-huh. Altrettanto grave. E se voi pensate che questo è il mantra delle banche centrali da sempre, imposto dalla Bundesbank, e in piena pandemia Draghi prima e Lagarde dopo fanno esattamente il contrario. Io non oso pensare il finanziamento del nostro debito pubblico senza il programma della BCE. Ho letto proprio ieri i miei amici carissimi del gruppo di Marte, c'era un economista lì, un caro amico, che però col quale sono in disaccordo, diceva non c'è bisogno del recovery fund, emettiamo 300 miliardi di titoli. No, io ho fatto tante proposte su questo che forse conoscete, quindi non ripeto, titoli patriottici eccetera, cioè non c'è bisogno del recovery fund. Una cosa è emettere i titoli nostri, e io sono assolutamente favorevole a questo e lo sapete bene, perché vorrei ricomprarmi i titoli italiani in mano agli investitori internazionali, figuratevi. Però una cosa è mettere i nostri titoli sotto uno scudo protettivo, un'altra cosa è senza, perché poi devi convincere gli italiani a comprarli, ok? Quindi è un po' più complicata la sua. Comunque io sono, non sono io, la mia posizione su Draghi è molto semplice. Lo giudicherò dai fatti. La persona è incredibilmente intelligente, incredibilmente autorevole, incredibilmente ben connessa. Tra l'altro, forse poi non è interessante, però io e lui ci siamo laureati con lo stesso professor Caffè, quindi abbiamo lo stesso marchio di fabbrica, se volete, super super keynesiano, io meno, lui pure, secondo me ormai, però una persona di quello spessore a me conforta in una situazione di questo tipo. Vediamo, ne parlavo ieri alla radio, io non so se è la considerazione giusta, sentiamo che magari a Gabriele su questo, io mi sarei augurato che mi auguro che non porti dentro nessuno di politico, solo tecnici al di sopra delle discussioni. Lui uno fa finta di ascoltare, secondo me non sta ascoltando nessuno. La mia posizione è che io temo che lui faccia bene per l'Italia, perché io lo temo, perché l'Italia non merita nulla, anzi deve andare a fondo, dobbiamo andare a fondo proprio nella pozza più oscura per poterci risollevare, perché sono stufo che si galleggi. Quindi partiamo da quello, quindi mi auguro che lui fallisca, ma temo che non fallirà. Partendo da quello, il concetto, come al solito, quando si parla di questi personaggi, di tutti i personaggi, bisogna fare astrazione di tutta una serie di seghe mentali. Allora, tutti questi personaggi fanno parte del sistema, sono il sistema, il potere è il sistema, la politica è il sistema, fanno tutti parte del sistema, ivi compresi i Giullari e la Salvini, fanno tutti parte del sistema, non è che qualcuno ne faccia parte, il che significa tutto e niente. Poi all'interno del sistema esistono chiaramente personaggi che hanno delle personalità, dei caratteri, delle possibilità di movimento, che può essere la Merkel, che può essere Berlusconi, che può essere Draghi, che può essere non so, qualcun altro sicuramente, i quali sono in grado di apportare del proprio, e quindi nell'apportare del proprio si trovano a essere i mediatori
tra tutta una serie di interessi, da vedere quali interessi prevarranno da una parte e quali dall'altra e quale sarà il tipo di gioco. Ma tutto questo è un discorso da fare come osservatori, non come tifosi pro o contro, cioè è osservare il meccanismo. Noi dovremmo contribuire a fare due cose. La prima, quella che dicevo prima precedentemente, costruirci la tortuga, essere, o il bosco, essere capace a fare le incursioni senza, invece, senza continuare a parlare di cambi di governo o puttanate di questo genere. E la seconda, che dovremmo riuscire a fare, è ancora più complessa, è costituire tutto un sistema alternativo, ma non alternativo che vada in antagonismo, alternativo che vada in autonomia, un sistema sociale, economico e politico e culturale che vada in autonomia, che si liberi soprattutto dell'ipnosi, che è il punto centrale su cui si basa il sistema su cui viviamo, e su dell'angoscia del quotidiano che comporta pure tutte queste storie sui tifi terrificanti, ma che succede, viene Conte, non viene Conte, ma forse andiamo alle elezioni, ma forse tutte queste puttanate che non dovrebbero neanche interessare. Ecco, se noi riusciamo a ragionare con questa mente fredda e con questo cuore caldo, possiamo contemporaneamente dare un'occhiata a quello che avviene in maniera critica. Critica significa essere in grado di capire che significa, dove va, e darmi delle valutazioni che debbono essere lontane dal tipo. Questo è il mio modo di vedere. Qui invece ho state le domande per iscritto, le leggo. Dice Matteo: cambierà nel senso che abbiamo perdito e recuperato, abbiamo fatto investimenti in misure piene di difetti, avendo pochissime risorse. Come interpretare lo Stato a prescindere dal recovery fund? Come reagirà quindi il mercato, per non parlare della tragedia italiana riguardante la burocrazia? In più, lei, cioè Vittorio, ci disse in conferenza del 27 marzo, con la tax al 15%, sarà possibile? Si sbloccheranno finalmente miliardi di investimenti per ANAS e Ferrovie? La flat tax non la farà, anche perché ci mancherebbe solo la flat tax, secondo me. Poi lo sblocco così. Gregorio di domanda, buonasera, premetto che sono poco competente sull'argomento, con questi nuovi strumenti finanziari che sono valutati negli ultimi anni, come abbiamo detto stasera, noi come ambiente potremmo procacciarci le sostanze per finanziare questi progetti o anche questi prodotti, ma più semplici e ma rischiosi, ma sono forte componente ideologica. Tu rispondi di no, però magari con delle incursioni immediate all'improvviso, magari sì. No? Amici miei, per fare queste cose bisogna essere degli esperti che fanno questo per mestiere. Lo so. Appunto, quanti però, ne ha? Esperto di nostri che fa questo del mestiere all'improvviso ci dice: mettete ciascuno 300 euro domani, che facciamo, che li moltiplichiamo per 24, magari può succedere, no? Certo, se fosse un gioco nel quale con certezza tu puoi prevedere che guadagni, però allora non sarebbe un'incursione. Quando fai un'incursione lo vuole perdere in braccio, capito? Ma se d'accordo, però, siccome parliamo di chi si prende la... Io lo faccio, io ho un seguito di tanti amici che seguono le cose che io dico, eccetera, ma io non posso permettermi di giocare con la vita e i soldi degli altri, non lo faccio perché non lo ritengo eticamente corretto. Se fai un'operazione e va male, perdi un sacco di soldi, e c'è chi quei soldi non se li può permettere, quindi di perderli. Quindi sono cose complicate, e tu lo... Io magari vi fidate, io dico una cosa, vi fidate tutti ciecamente perché avete fiducia. Dopodiché sbaglio. Una cosa è sbaglio con i soldi miei, una cosa è sbaglio con i tuoi. Quando ci sono i soldi di mezzo è pericolosi, non lo so, i rischi di rovinarsi le amicizie sono maggiori di quelli di farsele, a mio modo di vedere. No, però aspetta Vittorio, stiamo parlando di un'ipotesi chiaramente che adesso non sta in piedi. Allora, mettiamo che noi mettiamo ogni anno 10.000 euro di investimenti da parte. Mm-hmm. E quei 10.000 euro non sono di nessuno, sono di noi messi da parte. A quel punto si possono fare due o tre tentativi, a questo punto alle brutte li spendi tutti i 10.000, avrai 10.000 l'anno prossimo. Questo è praticamente è pensabile. Sì, sì, ma è un po' come fare... Il Barcellona che fa l'azionariato popolare per la squadra, no? E dove c'è poi uno che la gestisce, di cui gli altri in qualche modo sono micro azionisti. Però sono responsabili, siccome
è un mondo estremamente complicato, come Giancarlo può confermare, e se non c'è una competenza sufficiente da parte di un certo numero di operatori, io di queste richieste, onestamente, personalmente ne ricevo quintali e dico sempre no, perché siamo tutti amici e tutti fratelli e tutti camerati e tante cose. Dopodiché, la prima volta che vanno male le cose, ma perché questo e perché quello? Diverso sarebbe, ci sono altre cose da fare, secondo me, che sono in parte hanno a che fare con quello che dicevi te. Perché nessuno riesce a intercettare le categorie produttive? In qualche modo, in qualsiasi modo, in maniera veramente organica e rivoluzionaria, nessuno. Se tu diventi, per esempio, il numero uno dei rappresentanti dei pescatori di tonno, dico una stupidaggine, la prima cretinata che mi è venuta in mente, però sei il riferimento, poi ti seguono. Le speculazioni sui mercati, io il massimo che posso fare è insegnare, fare educazione finanziaria, che andrebbe fatta già nelle scuole, soprattutto in questo tipo di mondo, ok? E posso provare a diffondere quella cosa che in parte già faccio, ma posso fare, si può fare di più. Ma fare il fondo degli amici di noi, non lo so, è un rischio che mi lascia perplesso. Non lo faccio per nessuno. Io, poi magari ci sono altri colleghi, no, disponibili. Vabbè, ma nessuno ti sta chiedendo poi esattamente quello. Cioè, adesso stiamo facendo un discorso Sì. ipotetico in un eventuale futuro in cui abbiamo messo sufficientemente soldi da poterci permettere di fare anche questo. Tecnicamente è fattibile, diciamo. Un'incursione è tecnicamente fattibile. Certo, non è fattibile come si crea il creare un brokeraggio alternativo, quello direi di no. No, 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 quello per carità neanche ci pensavo. Io pensavo alla gestione di un fondo comune, nel senso tecnico del fondo, un ammontare di soldi comuni. Ok? Si può fare. Però, sai. Vedi, come dice giustamente Gregorio, i nostri che hanno due soldi da parte, già avviano il loro risparmio a un promoter, allora meglio che questi altri vengano intermediati da un camerata che buona fine con qualsiasi, Ha questo. ragione Gregorio, ha stra ragione. Però meglio lo dice lui. Per lui, Sì, no, per perché poi conosco i nostri, cioè i nostri. loro. Conosco questo ambiente, i nostri sono abbastanza selezionati, quindi non si può bere, non si può, però conosco questo ambiente te fa scappare a gambe levate. Vabbè, ma infatti non si tratta di prendere i fuochi dell'ambiente. Va bene, altre domande? Allora, Matteo dice, non si fa mai, purtroppo il mio percorso scolastico e poi universitario non ho mai incontrato professori ingegneretti come te, purtroppo i professoroni pensano più alla teoria, molto poco alla pratica, certo, sono d'accordo. Questo succede anche nella politica, però pensano alla teoria molto rabberciata in politica. L'educazione finanziaria in realtà è una necessità. È una necessità. E quantomeno qualche lettura. Comunque siamo nel mondo in cui, come hai fatto notare, scrivono, cioè, 5 stelle stanno ovunque, anche in borsa. Esatto. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche guidata dai 5 Stelle. Allora, tu ti fai operare da un garagista, no? Che magari c'ha la mano ferma. Però in garage, non so, è la stessa. Perché Draghi per me è un'idea rivoluzionaria di sistema? Perché forse qualcuno ha detto, ma è il momento di uno che, di un competente, perché peggio di così, poi se Gabriele si augura che fallisca, io non lo so se è l'augurio giusto.
Dovremmo, cioè, c'è bisogno un po' di tragedia per potersi riprendere. No, l'unica obiezione che mi viene in mente rispetto a Draghi, che per carità lo standing è quello che è, nessuno si mette a discutere, no? Sì, però è come calare. Io non so se a questo punto è più un brand che una vera competenza, nel senso, mi spiego, calato nel sistema Italia, dove da 76 anni, con la Costituzione che abbiamo, con il coacervo di poteri e di interessi che si intrecciano e sono incistati nel modo che conosciamo, tra l'autonomia degli enti locali, il potere centrale, durante la pandemia abbiamo avuto delle plastiche rappresentazioni di come ognuno andasse per conto suo, con dei partiti che sicuramente, qui non stiamo parlando di politica, attenzione, quando si dice la morte della politica, secondo me stiamo anche facendo un errore di valutazione. I partiti non esprimono più politica da almeno 40 anni, esprimono consorterie, clientes, coacervi di persone che sono lì abbarbicate ai loro posticini, non c'è niente di politica. Quindi io mi chiedo, ora, per quanto Draghi possa avere tutte le competenze del mondo, tutto lo standing, il potere, poi potere, bisogna pure vedere se, come dire, abbandonando i posti di potere, uno il potere ancora ce l'ha, perché poi pure questo è bella domandona, no? A casa mia il potere ce l'hai quando stai nel posto di potere, quando l'abbandoni, per carità, rimane il prestigio, la stima, l'amicizia, quello che vuoi, però, insomma, alla fine non lo so, però questo lo voglio accantonare. Quello che mi chiedo, quello che può fare concretamente, a parte un recovery plan, e sono d'accordo con Vittorio, sicuramente, ma, sì, ma questo non c'è dubbio, più competente, preciso e tecnicamente presentabile alla Commissione Europea e comunque alle istituzioni comunitarie, e non certamente quelle schifezze che sono state prodotte dal governo Conte, che è una roba che è da cioccolatari. Magari. Sì, a parte questo però, non riesco a vedere, proprio con tutti gli sforzi che posso fare, come possa impadronirsi nel macchinario che ormai è quello che conosciamo da decenni, cioè una pubblica amministrazione che è quella che è, un sud che ormai è ridotto a livello di Colombia, in ampie zone, perché parliamoci chiaro, cioè, questo è inutile che ci stiamo a girare intorno. Alla fine non è che sì, vabbè, l'uomo della provvidenza, forse negli anni 30 poteva ancora funzionare, nel 2021 io la vedo un po' difficile, cioè, voglio dire, siamo in una fase veramente di cancrena, io non riesco a capire come possa mutare gli equilibri ormai consolidati di tutto l'apparato, semmai è una preoccupazione, se vogliamo proprio essere, come dire, ma è un po' impensabile che arrivi, come dire, la Madonna del Loreto, no? Che riesca a cambiare il suo paese, che poi, cioè, tutto questo dipende da pesi, contrappesi, che sono assolutamente poi anche dal punto di vista costituzionale ben presenti. No? Per esempio penso alla magistratura, cioè, voglio dire, non è che Draghi arriva e riesce a cambiare gli equilibri. Renzi, quando fece la proposta di referendum costituzionale, dovette scappare di corsa, o si è ripresentato, benissimo. Però voglio dire, tutto questo. Punto di domanda. Sono d'accordo con te, Giancarlo, su questo. Infatti, secondo me, quello che Draghi farà, non farà un programma alla Conte, non farà gli stati generali di Villa Pamphilj, che è l'opposto esatto. Farà l'opposto esatto. Farà quattro cose, se è fortissimo e se è furbissimo, che sono A, di impatto, B, nel suo campo di competenza. Se lui scrive un recovery plan ben fatto, e per me ci mette una sera, ok, rispetto, come dici giustamente te, quella inguardabile ciofeca che è stata criticata dalla Corte dei Conti, da tutti quanti, delle autorità, vabbè, improponibile, e porta delle cose che hanno degli investimenti con ritorni produttivi per il paese a Bruxelles, lo approvano dopo 23 secondi perché lo porta lui, e questo è già un valore. Poi, se si tiene su alcuni aspetti economici
sui quali forse può incidere, tipo lo sviluppo economico, lo sblocco dei cantieri, un tentativo di riforma in senso produttivo della pubblica amministrazione, o comunque di riduzione del cancro, che quello è la pubblica amministrazione, un cancro attaccato, è come esattamente come lo scorpione nelle sculture di Mitra Taurocton, che sapete a cosa è attaccato lo scorpione in quelle rappresentazioni, forse. Quindi se fa quello, non dico che si avventura sulla giustizia, che è un terreno pericoloso, o sull'immigrazione, quindi traccheggia su questi temi nella sostanza, trova una strada, e l'emergenza sanitaria, che può essere benissimo gestita da un economista, secondo me, perché è una questione veramente di organizzazione più che di medicina, okay? Se lui fa un tot numero di cose all'interno di un cerchio di cose fattibili sulle quali si trova forte, e solo quelle, e il resto manco te ne accorgi, comunque passa per il salvatore della patria. E poi ci saranno le elezioni, che ovviamente serviranno a niente, però e poi passa al piano di sopra. È la vittoria di tutti, perché è la vittoria del sistema, perfetta, ma un sistema che, al contrario di quello che pensano tantissimi nostri amici sovranisti, non stanno lì a pensare in Europa, adesso spolpiamo l'Italia. Anzi, io ho un'idea completamente diversa. Contrario proprio. Esatto. Assolutamente diversa. Io penso e in qualche modo spero, cioè, che Draghi sia l'uomo della Germania, sia l'uomo dell'Unione Europea, che garantisca quantomeno che il recovery plan non sia la solita distribuzione a pioggia di assistenzialismo connesso a, come dire, i mille rivoli nei quali poi le opere pubbliche li conosciamo, cioè la nostra storia è quella, cioè non è un'altra, perché i sovranisti evidentemente, cioè, stanno su un altro pianeta, perché io ho vissuto in questo paese da quando sono nato e mi ricordo dagli anni 60 e 70 che i soldi pubblici sono stati dispersi. Non parliamo, voglio dire, delle opere al sud mai completate. La Salerno Reggio Calabria, 30 anni ci hanno messo per farla e l'hanno completata con i fondi europei. Uno dei pochi casi in cui hanno speso i fondi europei, perché mi vanno a dire, peraltro, che città come Napoli e Roma, che avrebbero bisogno di essere rivoltate come un calzino, non hanno speso miliardi di fondi europei. E perché non li hanno spesi? Perché per spendere i fondi europei bisogna presentare dei progetti che siano minimamente coerenti e soprattutto che sfuggano alla logica delle tangenti e controtangenti e che non siano, come dire, la solita spartizione della torta tra i partiti e gli enti collegati. E il problema è quello, ragazzi, e noi ci stiamo a girare intorno. Per cui... Infatti bisogna andare in Europa dall'Italia, non al contrario. Esatto. Quindi se fosse Draghi, esatto, l'uomo della Germania, che si assicura, perché io lo farei, poveraltro, cioè scusate, al di là della retorica, quelli sono soldi nostri, sono tutte cazzate, in realtà ti stanno dando soldi che non è che ha conquistato il governo Conte, altre cazzate per cui sono andati lì, no, chi più era in difficoltà, e noi, in difficoltà tra debito pubblico, numero dei morti di pandemia e quant'altro, un'emergenza sanitaria fronteggiata in maniera pessima, che lasciamo stare, abbiamo avuto una quota molto rilevante di soldi. Ora il problema non è avere i soldi, il problema è come li impieghi e come li eroghi, perché vi vanno a dire che nel recovery plan non c'era nemmeno i criteri di erogazione, per cui quando tu dai i soldi non è che basta che ti do i soldi, tu mi devi dire come li impieghi e chi li eroga, e lì il busillis, chi li eroga. E quando uno va a vedere in Italia chi li eroga, si mette le mani nei capelli, perché questo è il punto della questione. E allora, se fosse questa l'interpretazione, che c'è una sorta di assicurazione che questi soldi vengono impiegati per la riforma della sanità, per la riforma dell'istruzione, per la digitalizzazione, noi siamo il paese. Allora noi abbiamo due problemi. Un analfabetismo di ritorno che è il maggiore in Europa, il fatto che gli italiani non parlano una lingua straniera, una, e ve ne siete accorti, mo va per la maggiore il video di Renzi che fa tanto ridere, però in realtà se voi uscite dai confini nazionali
andati in Olanda, in Belgio, piuttosto che in Repubblica Ceca, piuttosto, parlano tutti l'inglese in maniera accettabile. Ora, non è che questo è un problema di sudditanza culturale. Se l'inglese è la lingua ormai comune, bisognerà anche impararla, no? Come il latino lo era nel Medioevo. Allora, se tu non lo sai parlare decentemente, ti crei un handicap. Molto semplice. Anche perché i politici italiani che vanno a Bruxelles, quando aprono bocca, non li ascolta nessuno, perché fanno ridere. Non sanno parlare la lingua comune. Anche il francese non sanno parlare, non è quello il problema, eh? Intendiamoci. Certo. Una volta il francese... benissimo, però ti corre l'obbligo di farlo. E secondo, c'è un analfabetismo digitale. Perché a parte i TikTok e stare sul cellulare 24 ore su 24 a consultare donnine nude, il tasso di digitalizzazione è un'altra storia. E quando riformi la pubblica amministrazione, dici va bene, adesso digitalizziamo la pubblica amministrazione, non è che basta quello, perché devi cambiare prima la struttura della pubblica amministrazione, in modo tale che la digitalizzazione sia conseguente alla riforma della struttura, perché se no ti limiti a trasferire dalla carta il casino che hai fatto sulla carta, lo trasferisci online. Non so se rendo l'idea. Per cui il problema l'hai semplicemente trasferito sul digitale. A parte il centro-sud che sta in condizioni disastrose in termini di connessione, di alfabetizzazione digitale, per cui molta gente, ripeto, non sa nemmeno usare un computer. L'online banking non ne parliamo. Cioè, roba che stiamo veramente... Insomma, tutto questo noi siamo gli ultimi in Europa. Ma per una responsabilità proprio nostra, da decenni. Giustamente Vittorio parla di educazione finanziaria. Cioè, ragazzi, noi siamo il primo paese per truffe online, per truffe telefoniche, per truffe agli anziani. Sono d'accordo. Scusa, tornando però all'argomento di oggi, c'è una domanda interessante di... No, questo torna alla domanda di oggi, perché se noi vogliamo, voglio dire, cercare... Di pensare al futuro, e qui c'è un'opera immane, altro che Draghi, insomma. Certo. Guarda la domanda di Gregorio, da 22:18. Aspetta che mi allaccio a quello che ha detto Giancarlo un attimo, per segnalarvi due cose, e anche quello che dicevi te, Gabriele, due cose interessanti. La prima è che Moody's, questo prima della nomina di Draghi, quindi una settimana fa, Moody's in un rapporto ha citato a caratteri cubitali l'incapacità dell'Italia di spendere i fondi europei. Questo non è banale, nel senso che quei recovery fund che Conte dice che ha portato a casa lui e Gualtieri non ce l'avrebbero dati. Esatto. Non li avremmo mai presi quei soldi. Ma pensa quanto sono strani questi cattivi, questi dell'Europa, che dicono: no, i soldi sono i miei, vorrei sapere come li spendi. Guarda che è una cosa incredibile. È una cosa incredibile. Non c'è segreto. Roba da matti. No. L'altra cosa che vi faccio notare, e che fa scopa con quello che diceva pure Giancarlo, è: fosse vero che questo qui è un uomo della Germania? Magari, concordo. E non è, ma concordo. E semmai è rispettato in Germania, ma magari. E lui ha avuto una parentesi molto lunga, assolutamente deleteria per noi, quando è stato direttore generale del Tesoro, 10 anni. Lì avanzo tutte le critiche possibili e immaginabili. Da quel momento in poi, quando mi diventa direttore, governatore BCE, invece il contrario, ha operato su me benissimo. C'è stata una ricerca di un grafologo che ha studiato le parole di Draghi nei tutti i suoi discorsi, e pare che la seconda o terza parola più citata da Draghi è Germania in tutti i suoi discorsi. Questo ci fa ad alcuni, insomma, dovrebbe fare il Gauleiter, secondo me, però, il grafologo. Se avessimo lui come Gauleiter, Gauleiter, sa sperare. Senti, la domanda di Gregorio. Qual era quella delle 22:18? Gli hipster sono nostalgici del vintage, e quindi una ragione effettiva. Vero? Allora,
Lasciamo perdere i 2000 camerati a fare la postile, perché non abbiamo 2000 camerati e non sanno cos'è un'OPA, e poi se è ostile. Ha risposto giustamente Spartaco su quello. Esatto. Allora, perché GameStop e non Blockbuster? Sai perché? Per due ragioni. Sai quanti negozi ha GameStop in America? 5.000, nonostante sia in difficoltà notevole. Sai quanti negozi ha Blockbuster? Uno, nell'Oregon, perché lo tengono in piedi così e sono in liquidazione. La vera differenza la storia del vintage è una cosa che ha circolato su Reddit, l'ho letta, perché loro ti dicevano pure per auto, è come i bambini che si autogiustificano. Ah, ma vi ricordate quando andavamo a comprare i videogiochi da GameStop? I cattivi li vogliono, del fondo Citron e del fondo Melvin, li vogliono far fallire. Quelli stanno già fallendo da soli perché hanno il business model sbagliato, quindi non c'è bisogno del fatto dello short di quegli altri. Comunque, e quindi hanno cercato di buttarla un po' su questa cosa del vintage, è una delle mille cose frescacce che ho letto lì sopra. E la differenza con Blockbuster è che su GameStop c'era il 140% di short e su Blockbuster zero perché non nessuno lo tratta. Quindi tu devi, se, devi, se, se, se sai, vai a caccia, cerchi un posto dove c'è la selvaggina. Questo è molto semplice. Blockbuster. Succede. Insomma, non lo so neanche io. Sento una voce di sottofondo. Allora, forse sono io. Dunque, altre domande o vogliamo lasciare qui? Che fai, Vittorio? Non credo, stai leggendo qualcosa? Sì, stavo leggendo queste cose deliranti su Reddit, ma ve le risparmio. Se non ci sono altre domande, Gabriele, decidi tu, insomma, se possiamo. Io direi, Ah, se, allora, se. lasciamo 2:32, lasciamo ancora 2 minuti massimo per una domanda, dopodiché se non ci sono domande chiudiamo. Vediamo se riesco a farvi vedere una slide. Come si faceva? Aspetta, devo tornare qua, fare presenta ora. Una scheda. No. Non è questo, la finestra. Ecco, vedete questa qua? Ecco, Sì. qua abbiamo, questo è della settimana scorsa ed è già, come dire, obsoleta. Questi sono chi ha vinto? Ha vinto Reddit? Qua vedete tutti contenti, no? Questi del gruppo Reddit, tutti che festeggiano Elon Musk. Sapete chi è AOC? Vedete che qui c'è No. uno che è AOC, Alexandra Ocasio-Cortez. Ok. Sapete forse chi è? La pasionaria di New York, che è naturalmente schieratissima con questi qua, pensando che stiamo facendo cose incredibili. Vabbè, questo è un classico.
È come Kamala Harris, insomma, lo stesso discorso. Bitcoin. Allora, su Bitcoin è complicata la questione perché ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è quello che scrivi qua, di sostituto di valute fiat. Bitcoin è la cosa che è più vicina all'oro, senza avere le caratteristiche dell'oro. Cioè una caratteristica, l'oro ha una caratteristica particolare. Perché l'oro nei millenni mantiene l'attrattiva? Perché nonostante le tecniche estrattive migliorino con la tecnologia, i posti per trovarlo diventano più difficili. Per cui questo significa che la quantità è scarso, dice Ferdinando, che è vero, è scarso in maniera più o meno costante. C'è un piccolo aumento delle quantità disponibili, ok? Che è in linea, guarda che caso, con la crescita di lunghissimo termine dell'economia. Quindi quella è la valuta del pianeta Terra da questo punto di vista. Bitcoin ha delle caratteristiche in comune con l'oro, perché anche se digitalmente scavi per trovarlo e per scavarlo, per trovarlo, per costituirlo, lo scavo è progressivamente più difficile perché l'algoritmo che risolve il quiz per avere un bitcoin nuovo diventa progressivamente più difficile e non solo diventa più difficile, ma ogni nuovo giro dimezza la quantità che viene messa. Quindi c'è un meccanismo costituito apposta dal creatore ogni 4 anni per essere asintotico per arrivare a una quantità finale. Quindi se verrà adottato come potrebbe essere e come ci sono i segni progressivamente sempre di più, il prezzo non può che salire perché la quantità è definita. Ci saranno tanti fork, cioè tante biforcazioni, ci sono tantissime altre valute e le opinioni sono estremamente differenti su questo. Ci sono gli entusiasti e i detrattori e tutte e due hanno delle ragioni. Ci sono persone intelligentissime che sono detrattori, quindi che non puoi dire ah sei vecchio e basta, non hai capito come funziona. No, persone con due marroni così che ne pensano tutto il male possibile. Così come ci sono persone estremamente in gamba che ne pensano bene. Io un'opinione non ho ancora la competenza per dartela, ti direi se, da investitore, ci metti 1.000 euro che puoi perdere. Non come il fondo di prima, queste qua che puoi veramente perdere. E poi però ricordati che cioè, comprare Bitcoin è molto meno facile che comprarsi 1.000 fiat, che non dovreste mai comprare per la verità, ma insomma comprarsi un titolo o un'obbligazione è un po' più complicato, richiede più impegno. Lo stanno semplificando tantissimo. Io che vivo in questo mondo è pieno di entusiasti e di detrattori allo stesso tempo. Fare una previsione non sono in grado, su altre cose sì. Sul Bitcoin è facile che vada a 100.000? Sì, perché è appena arrivato a 48.000. Ne valeva 9.000 un anno fa, ma perché l'adozione sistematica in funzione di un'offerta bloccata non può che, se c'è più gente che lo utilizza, lo compra. Considerato che di quei 21.000 ce ne sono circa, sono stati già diciamo, scavati mi pare 17 o 18, non so, di questi 17 o 18 una parte sono andati persi per sempre, ecco 18 e mezzo, persi proprio che non saranno mai più recuperati e una grandissima parte sono detenuti da gente che non li vende e non li vuole vendere e non li venderà, quindi la domanda si concentra su quei pochi in vendita e quindi il prezzo non può che risentirne, insomma, al rialzo. Io ho un amico che li ha, ma c'è il problema di come monetizzarli, perché praticamente è un disco fisso, è un hardware, stanno dentro un hardware, quindi lui deve dare il disco fisso a qualcuno che glielo compra, con dentro i bitcoin, è complicato, insomma, non è facilissimo. Ci sono gli exchange, per carità, ci sono tanti modi. Comunque su Bitcoin è veramente complicato. Per dirvi, io ho portato,
così, senza capire, capendo solo che era un fenomeno importante, ho fatto un corso su blockchain a Tor Vergata 4 anni fa, con certo anticipo quindi sui tempi, semplicemente capendone la portata, che ovviamente poi mi è stato tolto per darlo a un professore più accademico oggi, ma va bene, quindi vedremo. Va bene, che facciamo? Salutiamo? Facciamo solo tedesco. A presto, grazie Vittorio, salve a tutti. Grazie Vittorio. No, grazie a voi, ciao a tutti. Grazie mille.